non siamo in tanti, tenendo conto che oggi c'è pure una doppia festa, c'è la festa della domenica, la domenica è il 2 giugno, accontentiamoci di quelli presenti, che ovviamente hanno interesse a partecipare con noi in questo impegno che abbiamo assunto, che per ora siamo riusciti a portare a compimento col voto del 26 di maggio. Un ringraziamento a tutti i presenti. Oggi è il 2 giugno, festa della Repubblica. I nostri vertici istituzionali non sanno fare altro che litigare sulla verica, a chi dedicare la festa della Repubblica. Chi la dedica è a Roma e ai migranti, ovviamente soggetti rispettabili, e invece polemicamente alle forze armate. A me non piace né una dedica né l'altra dedica, soprattutto perché tre generali in pensione delle forze armate hanno dichiarato di non partecipare alle manifestazioni del 2 giugno perché il governo sarebbe, diciamo, troppo indifferente rispetto all'esercito. È vero che con le frecce tricolori il 2 giugno rischia di passare per la festa delle forze armate, sono i fatti, diciamo, molto più evidenti, suggestivi e affascinanti, ai quali gli italiani si sentono molto legati. Però la festa della Repubblica è la festa degli italiani, che col voto del referendum hanno inteso votare la Repubblica mandando a casa la monarchia, che era in qualche modo corresponsabile del fascismo. E quindi la base della Repubblica italiana trova in quel voto la sua legittimazione, come trova la sua legittimazione la Costituzione che ne è derivata, e l'unità effettiva del nostro Paese, che nella Costituzione viene dichiarata una ed indivisibile. E non si è tenuto conto in quella fase, giustamente, del fatto che l'elettorato italiano era profondamente diviso. Al Nord ha votato in massa o largamente per la Repubblica, al Sud in massa e largamente per la monarchia. Tant'è che ci sono state le contestazioni che voi conoscete, che non hanno però inficiato le basi solide e la grande unità che si è realizzata fra tutte le forze politiche, dalla destra al centro alla sinistra, per dare corpo alla Costituzione che ha permesso la coesione nazionale e l'unità del nostro Paese. Unità che va tutelata con tutti i mezzi e rafforzata in una fase nella quale qua e là si avvertono degli attacchi o comunque dei tentativi non di mettere in discussione formalmente, ma di mettere in discussione nella sostanza attraverso progetti di regionalismo differenziato che, anziché rafforzare le basi unitarie del nostro Paese, tenderebbero, per così dire, ad allargarle. Abbiamo solchi profondi tra nord e sud che non ci possiamo permettere di allargare ulteriormente, che dobbiamo semmai colmare. E a questo proposito mi è piaciuto il discorso che il Presidente della Repubblica ha fatto ieri al Quirinale ai prefetti. Ha posto con forza al centro del suo intervento la necessità di stringere i rapporti
fra Stato centrale, governo, organi periferici dello Stato e sistema delle autonomie locali, che è la chiave per garantire una seria partecipazione dei cittadini alla vita pubblica del Paese e alle scelte, e a garantire comunque da qualunque, diciamo, rischio e velleità che possano minare le basi della nostra democrazia. Detto questo, non come fatto secondario, come diciamo fatto di grammatica, ma come fatto di sostanza, perché noi siamo un pezzo di questo Stato, anche se periferico, i comuni fanno parte della struttura dello Stato e sono lo Stato nel territorio, più a contatto con i cittadini abbiamo titolo per difendere questo rapporto e renderlo producente ai fini degli interessi generali della coesione della nostra società. Venendo a noi, al senso di questa manifestazione di questa sera che abbiamo voluto fare prima dell'insediamento effettivo del Consiglio Comunale, che faremo verso il 12, ancora non abbiamo deciso, ma verso il 12 di questo mese, e per un ringraziamento sentito agli elettori di Bovamarina. Il primo ringraziamento voglio farlo a tutti gli elettori di Bovamarina che si sono recati al seggio, cioè 2.362 elettori che con la loro presenza al seggio hanno legittimato questo risultato e hanno contribuito a liberarci della gestione commissariale, che era l'obiettivo principale per il quale noi ci siamo messi in campo, era l'obiettivo principale al quale hanno concorso tutti gli elettori ed entrambe le liste alla pari. Voglio dirlo chiaramente, voglio riconoscere questo dato, anche perché una sola lista, sia la loro che la nostra, alla luce dei risultati non avrebbe superato il quorum. Quindi entrambi possiamo vantare un merito per questo risultato che libera, questo sì, l'amministrazione, il comune di Bovamarina da una gestione totalmente inefficiente, e non aggiungo altro. Un ringraziamento particolare, come ovvio, dovrebbe dare ai 1.231 elettori che hanno votato la nostra lista. E il sottoscritto, determinando il successo che noi oggi celebriamo, e grazie anche ai 12 candidati, a tutti e 12 candidati della lista Uniti per Bovamarina, che si sono impegnati con tutte le loro forze per questo risultato che c'è, perché la lista e i sostenitori hanno creduto a questo risultato. Una lista limpida e qualificata, realmente unita dalla volontà di mettersi al servizio della comunità bovese, senza secondi fini e senza obiettivi di natura personale o particolare, che è stata la ragione forte, la ragione principale per cui è nata questa lista, che qualcuno erroneamente pensava non nascesse, anche perché poteva fare comodo in una situazione drammatica e anche in vista di scadenze future, farsi i fatti propri. Noi ci siamo fatti i fatti nostri, puntando a governare il comune nell'interesse dei cittadini, che non potevano più essere lasciati allo sbando nelle condizioni minimali di vita civile. Questa è la nostra ragione alla quale terremo fede in tutto il nostro mandato.
la lista concorrente, qualcosa devo pure dirla, è una lista senza profilo, non l'abbiamo deciso noi, l'hanno deciso gli elettori, anche perché partivano, per così dire, forti, cari. Una lista grigia, frutto di interessi diversi, non chiari, tra l'altro, non del tutto chiari, per soddisfare i quali occorreva l'occupazione del comune di Buona Marina. E questo i cittadini di Buona Marina lo hanno ben compreso e nella loro libera espressione del voto hanno penalizzato chi invece riteneva di poter godere dei favori della maggioranza. Il voto è lo specchio della società, esprime tutte le articolazioni e le sfaccettature della società bovese. Per noi è stato un voto unito, consapevole e di grande responsabilità. Per gli altri non lo so come lo giudico. Certo è che alcuni palloni gonfiati si sono sgonfiati, anche perché nel vuoto che c'è stato in questi anni, nel lungo vuoto che c'è stato politico ed amministrativo, avevano assunto una dimensione sproporzionata che li portava a stare fuori dai propri panni. Mi riferisco ai capi, ai capetti presunti e ai manovrieri, detentori, anche qua presunti, di pacchetti di voti, che pensavano di essere ostipiati, riveriti e presi in considerazione. Ma l'elettorato di Buona Marina, a larga maggioranza, li ha riportati nella loro dimensione. Il candidato sindaco della lista numero uno ha avuto un risultato di tutto riguardo, che io non intendo ignorare, che gli voglio riconoscere anche perché è giovane e perché credo, come capo della minoranza, almeno questo dovrebbe risultare, intendo mantenere un rapporto di assoluta correttezza sul piano dei ruoli istituzionali e di confronto aperto nel rispetto ovvio dei ruoli diversi che sono per noi di maggioranza e per loro di opposizione e di controllo. Si vedrà lungo il corso nell'evoluzione delle cose se questo rapporto iniziale possa cambiare. Mi pare singolare però, e lo voglio sottolineare, il ricorso da parte della minoranza alla teoria Gratteri o al teorema Gratteri, secondo cui chi vince nei comuni, in tutti i comuni calabresi, vince perché ha goduto dell'intervento della 'ndrangheta. Gratteri teorizza da tempo che in Calabria è la 'ndrangheta a fare i giochi nei comuni e a decidere chi vince le amministrazioni locali. Io ho sempre contrastato questo teorema, non lo condivido, è profondamente sbagliato e dà un giudizio dei calabresi che i calabresi non meritano, perché nella stragrande maggioranza sono uomini liberi e non si fanno condizionare se non dalle loro convinzioni e dalle loro scelte. Poi, se vogliamo, io non so se c'è a Bova, se è forte, se è debole, se è tanta o se è poca, ma a giudicare dall'influenza che la 'ndrangheta esercita sui comportamenti della società civile di Bova, che considero essenzialmente libera, mi pare un'influenza del tutto scarsa o irrisoria. Se poi giudichiamo
dall'azione di bonifica dei commissari, che addirittura i commissari avevano il mandato di svolgere azioni di contrasto con la 'ndrangheta, se giudichiamo dalla loro azione la presenza della 'ndrangheta è nulla, certificata dalla loro assoluta inerzia rispetto a questo problema. Basta per tutti leggere la vicenda della piscina comunale, che è uno dei punti, non l'unico, ma uno dei punti presenti causa dello scioglimento per mafia del Consiglio Comunale, nel quale si dice che la piscina è stata assegnata con un regolare bando di gara di durata decennale ad un'associazione sportiva di carattere nazionale, quindi con tutti i requisiti per gestirla. Poi di incanto questa gestione sarebbe passata ad un'associazione costituita in loco successivamente al bando di gara ed è tutto finito in nulla. Non sappiamo come e perché, e i commissari e la prefettura non ci lasciano nessuna carta per dire il motivo per il quale quell'appalto è stato dismesso, di chi le responsabilità, quali le cause, quali azioni il comune deve intraprendere per poter ripristinarla e rimetterla in funzione, che, perché è una struttura sportiva importante per la formazione dei giovani, dei ragazzi, è una struttura di civiltà che può rilanciare il comune. Noi su questa questione andremo a fondo, perché vogliamo conoscere le cose e anche dire al signor prefetto che non si possono nominare i burocrati con un mandato preciso e poi non dare un giudizio se questo mandato lo hanno assolto. Io non so se c'è una 'ndrangheta radicata nel comune di Como, so soltanto che la saprò riconoscere se la incontrerò nel mio cammino, la saprò riconoscere e contrastarla con le armi a nostra disposizione, con le armi democratiche che lo Stato ci assegna, che sono in primo luogo il primario interesse pubblico. Deve valere sempre l'interesse pubblico rispetto agli interessi privati e l'assoluta correttezza dell'amministrazione della cosa pubblica, che deve garantire diritti ai cittadini che chiedono diritti, deve negare favori ai cittadini che chiedono favori, specie quando fuori dalle la maggioranza degli elettori ci ha affidato un mandato chiaro, un mandato che eserciteremo, credo di poter parlare a nome di tutti gli eletti e dei prossimi amministratori, che eserciteremo tutti quanti con dignità e onore come prevede la Costituzione, anche perché oltre al compito dell'amministrazione degli affari correnti abbiamo il grande onere di ridare prestigio e credibilità alle istituzioni pubbliche ed in particolare ai comuni, che sono stati individuati nel corso di questi anni come la fonte di tutti i mali, il posto del malaffare, dell'intrallazzo, della mala politica, nella quale anziché avere riscontro agli interessi dei cittadini si aveva riscontro e sensibilità verso gli interessi delle conventicole o delle confraternite. Questo non accade. Siamo a una settimana, meno di una settimana dalla promulgazione,
Certo, non vi presentiamo un bilancio di questa settimana, potremmo pure presentarlo, perché abbiamo fatto un'ampia ricognizione dei problemi nei punti maggiormente critici del Comune, sulla questione della pulizia del paese, con gli ingombranti e i rifiuti sul lungomare, sulla strada di Pola, sulla piscina, sul campo sportivo a fianco del quale esiste tra l'altro una discarica anche con pezzi importanti di natura storica, archeologica, che dovremmo invece recuperare, ma il bilancio lo faremo, lo presenteremo, il primo bilancio al Consiglio Comunale che pensiamo di convocare per il 12. Non abbiamo potuto fare, come avremmo voluto, degli interventi di emergenza, per esempio nei tombini, nelle discariche o in qualche punto di perdita delle acque bianche e delle acque nere. C'è una perdita che va proprio sul mare, sul lungomare, perché privi dei responsabili. Non si può fare un sopralluogo, non si può ordinare un intervento se non si fa una perizia, se non si fa anche un conto economico. Noi non abbiamo, perché sono finiti con la gestione commissariale, né il responsabile tecnico né il responsabile finanziario, cioè le due figure cardine per poter fare interventi di questa natura. Vediamo in settimana poter risolvere questo problema, perché sono, diciamo, delle cose abbastanza sconcertanti, e cioè un comune non possa liberarsi nel giro di 24 ore di situazioni che poi finiscono per incandidirsi. Consiglio comunale non sarà un consiglio di semplice insediamento, io credo, non lo so, di fare un invito alla minoranza di non disertare la seduta dell'insediamento come hanno fatto al momento della promulgazione, perché sarebbe non solo una grave lesione, ma sarebbe, diciamo, una rinuncia ingiustificata da parte loro di svolgere il ruolo al quale oltre il 40% dei cittadini di Bolo, 45-46%, li ha caricati. Faremo la giunta, faremo gli indirizzi della programmazione, definiremo anche la struttura che va totalmente definita tecnico-amministrativa, cioè vale a dire la macchina, per poter entrare in piena fase operativa, anche perché io provo l'angoscia sapendo che siamo alla vigilia della stagione estiva e sapendo quale sarà il giudizio dei turisti se non riusciremo come nuova amministrazione ad eliminare, diciamo, le cause principali del disagio di questo comune. Sono in preparazione le lettere di diffida agli enti che hanno lasciato solo macerie nel comune, all'ANAS, alle ferrovie, all'ENEL, alla provincia, anche alla provincia che è un ente elettivo. Spero di poter evitare questa diffida alla provincia se, come mi ha promesso il sindaco della città metropolitana, il dottore Marco Matà, verrà a Boa Marina all'area archeologica in occasione dell'evento e della cerimonia del matrimonio ebraico che sarà celebrato, se verrà come credo, affronteremo da subito questo problema della pulizia dei torrenti, che è un grande problema che tra l'altro la stessa ditta non fa, non è obbligata a fare e noi non possiamo costringere a farlo, ma è grave che gli ingombranti stiano nei torrenti dove tra l'altro da ragazze si giocava a pallone o col pallone di pezza, quindi erano posti
nei quali non si rischiava la salute, oggi non solo non si gioca, ma i torrenti portano a mare tutto quel popò di roba che viene, diciamo, buttato là. Per quanto riguarda noi, me e la squadra, io svolgerò il mio compito più che di sindaco, di primo cittadino, che è molto più gratificante del sindaco. Il sindaco dà l'impressione di un'istituzione rappresentativa ma distante, il primo cittadino è il primo cittadino fra tutti i cittadini. Lo farò a tempo pieno, lo farò giustamente senza indennità. Nella mia posizione sarebbe, diciamo, un oltraggio, un offeso. Lo farò perché ho assunto questo compito come mia abitudine, cerco di applicarmi con le forze nei compiti che mi assumo. E lo farò non da notaio, ma neppure da accentratore, anche perché sono convinto di poter contare su una squadra di collaboratori che sono persone qualificate, motivate, lo hanno dimostrato in campagna elettorale, esperti, competenti ed anche affidabili. Aggettivo che in politica è molto importante. L'affidabilità delle persone, dalla figura del vice sindaco a tutti gli assessori, ai delegati, al presidente del consiglio, che non sarà figura secondaria, al capogruppo, al presidente della commissione. Io considero questa una squadra che curerò personalmente, anche perché sono in transizione, quindi una sorta di traghettatore che non pensa certamente di bissare il suo mandato, come ha fatto l'onorevole De Mita, pur avendo qualche decina d'anni in più del sottoscritto. Ma io questo lo assumo come impegno di fare tutto tranne che si sta comunicando, di costruire su questa squadra, sui giovani, su chi ci metterà, la soluzione che avremo l'onere di dare al Paese. Vi ringrazio nuovamente tutti quanti per la presenza, per il sostegno, per l'affetto che mi avete dimostrato, e chiedo la vostra collaborazione, anche la vostra collaborazione volontaria e gratuita. Ci sono tante associazioni a Bova Marina di volontariato che riempiono il vuoto lasciato dalla politica e dall'assenza dei partiti e che avranno nell'amministrazione tutta un orecchio molto sensibile alle loro istanze, perché rappresentano la nostra forza di una buona amministrazione e di un buon governo. Sono convinto che risponderete positivamente a questo appello per accompagnare, sostenere ed anche criticare un'amministrazione che ce la vuole mettere tutta ad avviare il comune di Bova sui binari normali, anzitutto, dando anche una prospettiva di sviluppo futuro in tutta la comunità, senza velleità di assumere guida o leadership, ma contribuendo con tutti gli altri comuni del territorio, spero tutti condotti da amministrazioni legittime, anche se abbiamo avuto uno scioglimento dopo la presentazione delle liste a Palizzi, per dare tutti assieme un ruolo ad una comunità che è periferica e marginale, divisa, ma che può crescere ed essere un grande polo di attrazione e di sviluppo per la storia, per le tradizioni, per i beni culturali che gravitano in questo territorio, che non possono restare singoli, cioè ognuno per conto suo, da Pentidattolo alla sinagoga, al centro storico di Bova, a tutti gli altri beni culturali che vediamo dappertutto, dovunque
giriamo gli occhi. Sono convinto che col vostro aiuto ce la faremo a cambiare faccia a questo comune, che merita, diciamo, di tornare anche ad essere un comune rispettato, di peso, con un'amministrazione autorevole e qualificata. Grazie a tutti. Se qualcuno del pubblico vuole intervenire per porre qualche domanda o dare un contributo, ovviamente sintetico, anche della minoranza, se ci intendiamo. Siamo interessati ad ascoltare. Signor Sindaco, abbiamo possibilità che si apra il Centro Acqua? Abbiamo detto. Dobbiamo rientrare in possesso dello stabile, perché c'è una convenzione tra il Comune e l'AISM, per cui è ancora in affidamento all'AISM. So che l'amministrazione Cupi aveva avviato la procedura per disdire questo accordo, non sappiamo a che punto è questa procedura, la accelereremo, perché noi dobbiamo entrare in possesso, anche perché siamo responsabili dello stato di conservazione, perché là è un grande patrimonio pubblico che va in rovina, che è diventato pascolo anche delle vacche sacre, per cui poi risponderemo come amministratori di reati che non commettiamo, perché c'è anche un reato di carattere civile. Altri? Vedo qualcuno che alza la testa. C'è qualcuno che vuole parlare? Non so se c'è qualcuno della Voce del Sud, qualcuno. Signor Crisello. Finalmente il feudo è Repubblica. È una buona giornata oggi, anche perché cade col 2 giugno, festa della Repubblica, ma è già stato detto abbastanza. Io i problemi, un problema però vorrei citarlo, è il problema delle strade e della segnaletica, perché si rischia di creare incidenti. Non ho visto il divieto d'accesso, però all'incrocio non ci sono le frecce con la direzione obbligatoria. Questo è uno degli aspetti che va curato, perché ho rischiato di spacciare la macchina con tutte le mie ragioni, grazie a me, perché va bene. Come dicevo, e voglio ribadirlo, sono sicuro che questa amministrazione farà del suo meglio, ma una cosa è importante, lo dissi anche a Saverio Zavettieri: riportare la politica alla sua giusta collocazione, che diventi la politica l'arte del possibile e del buon governo. Farete questo, è già un passo avanti. D'altronde il mio augurio è un buon proficuo lavoro, sono arci sicuro che nel limite delle vostre possibilità farete tutto il possibile. Grazie. Ci sono altri? Giuccalà, direttore della Voce del Sud. Pure alla nuova amministrazione e al sindaco, noi come Voce del Sud. Dentro per la capsula da questa parte, va bene.
Come voce dal sud, come sapete tutti, che in un periodo che da oltre 10 anni sul territorio che tratta dei problemi locali che i giornali a carattere nazionale e a carattere regionale non possono trattare. Quindi noi siamo come giornale disponibili ad aiutare in questo processo di rinnovamento della nuova amministrazione. Io non lo so, da quello che ho sentito mi pare si dovrebbe anche, come abbiamo detto anche noi nei giornali in qualche articolo, di poter fare l'unificazione dei comuni, perché ormai l'unificazione dei comuni sono abbastanza, diciamo, piccole per poter sfruttare tutti i contributi che ci portano lo Stato e anche a livello europeo. Quindi inserire e portare avanti un processo di unificazione dei comuni, soprattutto Bova Marina, Palizzi, eccetera, anche i comuni dell'area grecanica, sarebbe un fatto molto importante per il nostro territorio. Grazie e i migliori auguri e buon lavoro. Grazie. Ci sono altri, poi replico alle istanze tutti assieme, se no impieghiamo più tempo nella risposta. Prego, signore. Visto che hanno parlato. Buonasera a tutti e prima di tutto tanti auguri di buon lavoro. Grazie. Visto che non c'è nessuna voce femminile, allora mi propongo io. Allora, prima di tutto vi voglio dire che Bova Marina, dopo tanti anni di malgoverno, non ha bisogno di opere faraoniche, ma ha semplicemente bisogno di un po' di ordine, di un po' di civiltà da parte di anche di noi altri cittadini. Mettere in ordine. Mettere in ordine la via Marina. E ripristinare e far capire ai cittadini come si fa la raccolta differenziata, perché portare fuori la spazzatura dalle proprie case e lasciarla per terra significa essere sporchi, non essere gente pulita. Per il resto lascia voi decidere quello che dovete fare. Grazie e tanti auguri a tutti. C'è qualcun altro? Se non ci sono altri, Giuliano. Ma qua si può parlare, buoni consigli comunali, anche se aperti è difficile dare la parola al pubblico, quindi meglio che parliate ora. Non fa intendere, non fa intendere. Se hanno qualcosa da dire i consiglieri lo possono dire, gliel'avevo chiesto, però forse per dare snellire i lavori rinunciano. Comunque se qualcuno vuole intervenire, ma su una specifica domanda, perché la domanda com'è che hanno deciso di partecipare a questa campagna è un fatto, diciamo, personale che può non interessare. Se c'è qualche problema da segnalare che riguarda tutta l'amministrazione, qualche singolo consigliere, penso che sia cosa diversa. Non per condizionare il tipo di domanda. No, se no dovreste rispondere tutti i 12, o mi sbaglio? Ci sono altri? Se non ci sono altri, brevemente le due questioni che sono state poste, che sono molto rilevanti, poi ci aspetta un rinfresco rapidissimo senza
solo per brindare, quindi Zuccarà ha posto un problema molto serio che bisogna affrontare, che dobbiamo affrontare, che noi abbiamo intenzione di affrontare, diciamo senza strappi, senza forzature, avviando un percorso politico e culturale fra i comuni, perché superare, diciamo, vecchi municipalismi non è semplice, non c'è dubbio che la ragione, l'opportunità e la convenienza, gli interessi dei piccoli comuni portano a processi di aggregazione, non parliamo di fusione, comunque di aggregazione, incentivati, che noi dovremo cogliere senza sovrapposizione, rispettando l'autonomia e l'identità di ogni comune e confrontandoci permanentemente con i sindaci, con le amministrazioni legittime, per tentare questo approccio. Tra l'altro, tra Bova Marina e Bova, diciamo, non sarebbe comprensibile mantenere questa forte autonomia, che è una sorta di separazione, quando i due comuni sono due parti e due componenti, diciamo, della stessa entità politica ed istituzionale. Con Bova faremo un particolare pressing senza forzature, con gli altri comuni lo faremo altrettanto. Credo che anche le iniziative culturali che avremo in cantiere nel periodo estivo dovrebbero tendere a coinvolgere tutti i comuni dell'area e a ricreare, per così dire, una entità unica che possa realmente pesare. Per quanto riguarda la proposta della signora Briguglia, mi pare, è una proposta di una signora di buon senso, che già onestamente considera rivoluzionario l'ordinaria amministrazione. Noi la pensiamo esattamente allo stesso modo: portare, diciamo, il comune al rispetto delle regole, all'ordinarietà, al fatto che bisogna recuperare il senso civico, che bisogna rendere coesa la comunità, sono gli elementi fondamentali per poter vivere in maniera più tranquilla, sapendo che il nostro vicino è il nostro amico e non, diciamo, un nostro avversario. Per questo, se assumessimo queste questioni, specie sulla differenziata, ieri un insegnante mi diceva, ovviamente non mi ha colpito bene, che le scuole non fanno la differenziata, ed è grave se le scuole non facciano la differenziata, che le famiglie che fanno fatica, io lo vedo con mia moglie nella differenziata a selezionare, fanno fatica, diciamo, nell'entrare nella cultura della differenziata, che costa poco o costa di meno, permette il riciclo e riduce la distruzione dell'indifferenziata in quei famosi inceneritori, sarebbe un grande passo avanti. Io l'accolgo pienamente, credo che su questo terreno non mancheremo di fare la nostra parte. Per quanto riguarda la segnaletica, parliamo della segnaletica e non delle strade, perché le strade è un discorso molto più complesso. Credo che in un comune come Bova la segnaletica sia importantissima, per cui la affronteremo anche per favorire la mobilità e che guida le macchine e anche i pedoni, che non possono rischiare di essere pedoni. Grazie a tutti, ci vediamo fuori di lato per un rinfresco. Così mi hanno detto. Non so con quale insegnante ne ha parlato, comunque alla scuola primaria di Bova Marina noi abbiamo e allora era la scuola secondaria. Non lo so, la signora è alla... Credo che la signora che l'ha detto sia pure presente in sala. Non lo so. Credo che fosse la scuola secondaria. Va bene. Mi fa piacere, apprezziamo la primaria. Oh. Sperando che la secondaria si adegui a questa metodologia. No, se ne è parlato, siccome
esce qualche video e viene i ragazzi delle scuole andare a pulire le spiagge, io non sono d'accordo con queste manifestazioni, che tra l'altro sono uno schiaffo alle amministrazioni locali. Se dobbiamo andare a pulire le spiagge, andiamo gli adulti e gli amministratori, non i ragazzi che hanno diritto di andare al mare per godersi la spiaggia e il mare. Sulle spiagge siamo responsabili noi, sul mare è troppo grande per poter intervenire. Grazie.